Benvenuti nel consueto appuntamento con l'Aul di compleanno! Iniziamo subito ad aprire i miei autoregali. Primo appuntamento con gli autoregali, quindi, perché adesso, in questo momento in cui sto registrando, siamo a una settimana circa dal mio compleanno. Dato che il mio compleanno coinciderà con il primo spettacolo di quest'anno, che fortunatamente riusciamo a fare, sono partita una settimana prima con gli autoregali, anziché partire il giorno stesso. E cosa mi è arrivato? Io partirei da Shane, perché è da stamattina che lo voglio aprire questo pacco, perché non mi ricordo neanche che cosa mi sono presa. Quindi adesso andiamo a spacchettare, è un po' tipo un'aula unboxing, dai. Prima cosa, vediamo... Pigiamino! Questo è un pigiamino estivo nuovo de Paca. Ho un altro pigiamino molto simile, non blu chiaramente, però molto carino, inutile, non ve lo faccio vedere indossato, ma comunque dovrebbe essere la mia taglia, mal che vada vi farò sapere, però mi piace tantissimo, puzza proprio di Shane. Calzini, sì, ho preso un po' di cavolate in realtà, c'è roba che avevo lì che per sfizio mi sarei presa, ma che aspettavo sempre a prendere. Calzini gialli con cuoricino dietro così. Sì, allora questo sapevo che sarebbe arrivato e sapevo che quest'anno era giunto il momento di fare un cambio di costumi da bagno. Allora, la mutanda, costumino semplicissimo a righe. La mutanda non mi convince troppo perché io di solito tendo a prendere il sole sulle chiappette, ma in realtà questa non è una mutanda da chiappetta al sole. E poi reggiseno a triangolo, no, sì, come si mette? Ok, a triangolo. Questo lo proverò perché mi sono calata, vedete, effettivamente dall'anno scorso. Prendendo le misure in teoria dovrebbe andarmi giusto, lo scopriremo solo vivendo, mal che vada farò un po' di beneficenza quest'estate. Altri calzini, oh belli questi, adoro. Questi mi piacevano tantissimo, ho pagato una cavolata. Con gli scheletrini che ballano! Peccato che gli scheletrini sono tipo incollati con l'adesivo, quindi tempo due lavaggi se ne andranno. Anche questi super carini, però hanno lo stesso problema degli altri. Questi invece sono bianchi, con i dinosauri. Oh, questo! Questo non avete idea di da quanto tempo lo volevo. Da un po' che mi sono fissata con la skincare. Oh mio Dio, come sei morbida! E questo è l'aggeggino per fare la pulizia del viso. Pagato anche questo, veramente una cavolata, credo tipo 1,75. Altro costume da bagno. Oh, questo dovrebbe essere intero, tra l'altro. Sì, è intero. Sembra molto carino. Carino. Poi, un pulisci pennelli da trucco. Un portapenne che volevo mettere sulla scrivania oppure sul comodino. Adesso ve lo faccio vedere bene appena riesco ad aprirlo. Molto semplice anche questo. Cavolata, immane, ma per il compleanno questo è dato. Questo è quanto da Shane. Passiamo invece all'Emporio del Libro, che è sempre una tappa fissa per le occasioni in cui mi faccio dei regali e in cui prendo un sacco di libri in offerta. Allora, primo libro che ho preso, I volti dell'amore, gli incontri sbagliati di Paolo Crepé. Paolo Crepé, dalle solitudini, mi era piaciuto tantissimo e volevo assolutamente comprarmi qualcosa di suo. Questo non era in wishlist assolutamente, ma gli darò una possibilità, è comunque un libricino come l'altro, secondo me sarà interessante. Questo sempre per arricchire la mia collezione degli strici salani, L'Aquilone del Diavolo di Jean Russell. E questo, vabbè, gli strici salani per me sono una garanzia a prescindere, la storiella mi sembra un po' sulla linea di altre che ho letto di recente di questa collana, niente, dovevo prenderlo, era in offerta. C'è un cadavere in biblioteca di Agatha Christie, non ho letto nient'altro dopo aver letto 10 piccoli indiani di Agatha Christie, ma mi è venuta voglia, cioè vedendolo lì in offerta ho detto perché no, diamo un'altra possibilità ad Agatha Christie e Sara di Ora di Dinosaur sarà felicissima. Ultimo libro che ho preso in offerta, I Love Shopping di Sophie Kinsella, sapete che quando ho voglia di comfort scelgo sempre Sophie Kinsella. E questo è immancabile secondo me. Il film non mi era piaciuto un granché, ma darò una possibilità al libro. E poi due acquisti che ho fatto invece a prezzo un pochino più alto, tipo anziché 1,50 euro ho preso a 6,90 euro, che comunque è un prezzo irrisorio per dei libri.
Ancora dalla parte delle bambine di Loredana Lipperini. Io ero convinta che l'autrice fosse la stessa dell'altro, e invece no, è cambiata, ma comunque il senso è quello. Con l'altro, dalla parte delle bambine di Elena Gianini Belotti, ci eravamo fermati, mi sembra, alle elementari. Qua andiamo ad analizzare poi cosa succede dopo. Non vedo l'ora di leggerlo, è bellissimo. E poi, ultimo, dato che mi vorrei documentare un attimo su questa autrice. Il Fante di Cuore e la Dama di Picche di Joan Harris, che non avevo e che adesso ho, che ho trovato sempre in offerta perché ho intenzione di leggere questa autrice per il prossimo 5 per un autore, che ho il sospetto sarà l'ultima, non lo so, ci devo pensare un attimino. Questo è quanto, primo appuntamento finito, adesso passiamo velocemente al secondo giorno. E ora unboxing di Amazon! Allora, unboxing di Amazon sono tutti libri, ve l'avevo detto nell'ultima parte del Bookshelf Tour, se ve la siete persa potete andarla a recuperare oppure semplicemente potete proseguire nella visione di questo video. Vado ad unboxare, sono tre libri, ne ho tolto uno perché l'altro costava troppo. Allora, 6 ore e 23 minuti di Domitilla Sciola di Pietro, molto bello, volevo leggerlo da un sacco, era lì nel carrello da tantissimo tempo, costava poco. E quindi alla fine l'ho preso e non vedo l'ora di leggerlo. Così scoprite anche quale ho tolto dei quattro, perché c'era la fregatura, c'erano le spese di spedizione e poi andavo fuori budget. Quindi abbiamo questi due libretti. Questo è piccolissimo. Signor. Allora, Luna sei il mio sole di Angela Johnson, da cui hanno tratto il film Il sole a mezzanotte. Ecco, credo che sia quello. Quando lo leggerò ve lo dirò, magari mi sto sbagliando, Molto probabilmente mi sto sbagliando, ma non importa. Comunque ce l'ho. E infine, Oggi siamo vivi di Emmanuelle Pierrot, che era nella mia wishlist da non so quanto tempo. Storiella ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, periodo che mi piace tantissimo. E quindi niente, questo è quanto. Questi tre libri li ho presi su Amazon, autoregalo, e poi prossimamente li leggerò e scopriremo tutto. Passiamo alla prossima parte degli autoregali, suppongo, o dei regali che mi faranno, non lo so. Terzo appuntamento, penultimo, se non sbaglio. Allora, finalmente arriviamo con regali che ho ricevuto per il compleanno, partendo da questo. Allora, questo è stato il regalo più inaspettato perché me l'ha fatto una persona che fondamentalmente conosco da un mese, con il quale non ho rapporti particolarmente intimi, ma mi ha fatto veramente stra piacere, ora me lo vedete dall'immagine che cos'è. È una webcam. Lui sa che io ho un canale YouTube, ovviamente. Questo mio amico mi ha regalato questa webcam super professional che proverò a breve con il portatile. Vediamo se funziona. Magari avremo finalmente anche il treppiedino, guarda. Vedremo finalmente se la qualità dei miei video migliorerà oppure se devo rassegnarmi a una qualità becera. Comunque, grazie Zangi, sei stato veramente carino, carino, carino. Poi il mio moroso mi ha regalato due libri. Ovviamente sa che io mi compro libri, mi faccio regalare libri solo in due occasioni all'anno, e mi ha regalato L'interpretazione dei sogni di Freud, probabilmente legato al fatto che ogni volta ci raccontiamo i nostri sogni e cerchiamo di interpretarli. Classico della psicologia che prima o poi avrei letto comunque, quindi sono contenta di averlo finalmente in libreria. E poi La vasca del Führer di Serena Dandini, che è un libro ovviamente ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, che sa che è una delle mie location preferite e non ho idea di cosa parli, non mi sono presa nemmeno un minuto per leggere la trama, però mi fido di chi me l'ha comprato e quindi niente, sono contentina. E poi la mia mamma ieri mi ha regalato questo, il porta sciampi da doccia, era nella mia wishlist casalinga. E lei ovviamente da mamma mi regala cose per la casa e non vedo l'ora perché ho il mio piatto doccia oramai mi schifa di roba ogni volta perché ci devo appoggiare per terra tutta la roba, in più non c'è già spazio, poi se ci metto anche gli shampoo e tutta la roba, ciao. E quindi niente, anche questo bellissimo regalo da parte della mamma. Come vi dicevo, ci sarà ancora una parte a breve, la vedrete tra 2 secondi, io dovrò aspettare qualche giorno. Ma sarà l'ultima e poi ci rivedremo con il solito palinsesto, mi auguro, perché al momento non so se ve ne siete accorti, ma ho fatto una lunga pausa perché tra saggio, varie cose, organizzazione della casa, mille cose, non avevo più il tempo di stare dietro il canale, ai miei social e via dicendo, quindi li ho abbandonati per un momento, ho detto mi prendo una settimana di pausa così prima o poi il tempo di fare i video lo troverò. E niente, quindi questo è quanto e adesso ci vediamo con l'ultima parte.
Ed eccoci all'ultimo appuntamento con il mio haul di compleanno, quindi gli ultimi regali che ho ricevuto. Ne mancano alcuni, alcuni vi farò spoiler e vi dirò che cosa sono perché sono in arrivo, ecco. Altre cose magari le vedrete nelle storie di Instagram. Prima di concludere il video con gli ultimi regali, vi ricordo che oggi ci sarà appunto, avete visto questo video, la programmazione normale riprenderà dal 21 perché come ho detto questo mese sulle storie di Instagram ho avuto dei grossissimi problemi di organizzazione, causa lavoro, causa altri impegni, causa pensare a me stessa perché devo anche pensare a me stessa ogni tanto. Di conseguenza, dal 21 tecnicamente dovremmo rivedere tutte le cose a partire dal 5 per un autore che stiamo attendendo oramai da 6 mesi, perché è il primo di quest'anno. Adesso passiamo a vedere i regali che ho ricevuto. La mia amica Alessandra, che mi conosce molto bene, era indecisa se regalarmi una cosa piuttosto che un'altra. Alla fine mi ha fatto giusto un pensiero perché ci vediamo veramente pochissimo. E mi ha regalato delle bellissime maschere. Maschere per il viso, che voi sapete, fanno parte dei miei fetish praticamente. Allora, ce n'è una che è un siero viso in realtà, oro, effetto antietà, anti-age, seta blu illuminante. Poi sempre della seta blu purificante, un'altra purificante però all'argilla bianca, una peel off e poi di un'altra marca, Lacti Mask, una crema antistress. Molto fighe, grazie Alessandra, sei stata molto carina. Anche perché adesso che arriva l'estate di maschere ne farò tipo un miliardo. Cosa mi ha regalato la mia mamma? Allora, la mia nonna mi ha regalato il pranzo di famiglia, me e mio fratello, e siamo andati a mangiare come dei maiali ieri a pranzo in un posto bellissimo qua a Vigevano. E poi mia mamma mi ha regalato, erano in wishlist ovviamente. Allora, il portarotoli per alluminio, plastica, Domopak e Scottex, che io per quanto abiti da sola da 3 anni ancora non avevo, motivo per il quale l'avevo messo in wishlist, perché appunto avere i rotoli così con i gatti in casa non è il caso. Desiderio incredibile che avevo da un sacco di tempo perché facendo dolci a casa mia e portandoli a casa dei miei era sempre un disastro e quindi mi ha regalato un portatorta e questo coperchio aggiuntivo per le tortine un po' più piccole. Figo. Cioè, figo perché lo volevo da un sacco e che mi sarà molto utile, molto 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 utile. Anche questi assolutamente regali essenziali e bellissimi. E poi, sempre come desiderio per le torte fondamentalmente, un set da 3 tortiera cerniera. Io ne ho solamente una di tortiera cerniera. Adesso che arriva l'estate, passione cheesecake, portami via. E quindi tortiera cerniera ne avrò assolutamente bisogno. E sono di 3 misure diverse, molto carine, rosse come la mia cucina del resto. E niente, super contenta. Mi deve arrivare il regalo di mio fratello che mi ha promesso, anzi mi ha già ordinato e sta arrivando, arriverà in questi giorni, il libro di Barbascura X. Era in wishlist anche quello e lo desideravo tanto 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 tanto. Dovrebbero arrivarmi i libri da Libraccio, quelli ve li avevo già fatti vedere nell'ultimo appuntamento del Bookshelf Tour che potete recuperarvi qua sopra. Avevo già fatto vedere cosa c'era nel mio carrello, non ho aggiunto nient'altro, però c'è un problema con un volume. Quindi io spero non mi annullino completamente l'ordine a causa di quel volume, come era successo a gennaio. In ogni caso io vi farò vedere poi nel dettaglio quando mi arriva l'ordine sulle storie di Instagram l'unboxing di questo bel paccone di autoregalo di compleanno. E questo è quanto. Le novità ve le ho dette prima. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi un pollicino di supporto. Spammate questo video e questo canale ovunque. E ovviamente iscrivetevi e cliccate sulla campanella se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo, come dicevo, lunedì 21 con il 5 per un autore. Incrociamo le dita. Speriamo di riuscire a organizzarmi questa volta. Invece il prossimo haul sarà ovviamente a gennaio dell'anno prossimo, penso, suppongo, con i regali di Natale. Vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo alla prossima.